noi all'assessore Knappi, di cui io lo dico pubblicamente, sono abituato a dire le cose così come stanno. Ho sentito parlare sempre molto bene, è un assessore che si impegna, è un assessore che affronta da vicino i problemi e le necessità della nostra campagna. Quindi a noi fa piacere che sta in mezzo a noi, in modo da poter toccare anche con mano, perché è la base che si deve toccare. Toccare con mano un poco anche le esigenze, le difficoltà che avete voi in qualità di lavoratore regionale. Voi sapete bene che voi siete una parte che noi abbiamo guardato sempre con molta attenzione. E vorremmo, io lo dicevo all'assessore, vorremmo anche che l'assessore guardasse con molta attenzione. Anche per un futuro vostro. Perché non è giusto, non è dignitoso che delle persone vengano qui a filmare, a stare qui, a guardare, è mortificante per la dignità delle persone. Allora vogliamo che questi lavoratori socialmente utili vengano rimessi in un ciclo produttivo e vengano utilizzati sul nostro territorio, perché è una risorsa del territorio. Ora sta all'assessore Napoli, sta all'ente locale mettersi d'accordo, ecco, progettare una qualche cosa che sia valida e che sia di grande utilità per il nostro territorio. Ed è questo che stamattina noi dobbiamo fare. Siamo alla vigilia, siamo tutti adulti e vaccinati, siamo alla vigilia dell'elezione. Non vorremmo che ancora una volta voi lavoratori veniste mortificati, chiaro no? Perché si fanno promesse così chiacchiere a vanvera e qui si mortifica ancora di più la dignità di una persona. Allora noi vorremmo che una volta tanto ci venisse, ecco, detto pane pane, vino a vino, con molta chiarezza. Dice c'è questa possibilità, non c'è questa possibilità, noi abbiamo bisogno indubbiamente di un punto di riferimento, voi a livello locale, voi a livello regionale. Fino adesso ci sono stati ovviamente dei collaboratori che hanno lavorato anche per l'assessorato al personale, per l'assessore Nampi, che è Tuccillo, che per la verità ha recitato un ruolo abbastanza importante qui come punto di riferimento insieme agli altri collaboratori dell'assessore Nampi. Dicevo, se noi siamo presenti come lavoratori a queste missioni, ripeto, non vorremmo essere mortificati come le altre cose. Chi ci manda le promesse da marinai e ci mortifica ancora di più. Allora, se c'è qualche cosa che si possa fare per voi, lo si faccia al più presto possibile. Però, cari amici, ci dobbiamo contare. Se noi diamo forza a un movimento, diamo forza a un assessore, allora dovremmo essere tutti quanti uniti per poter poi sperare in qualche cosa di positivo poi in avvenire. Io vi parlo con molta franchezza. Quindi, a me fa un enorme piacere stamattina, ecco, di fare questo incontro con l'assessore, con i suoi collaboratori che sono qui presenti, anche politicamente, in questo momento politico. Ma guarda che tutti quanti noi, ecco, quasi ci nauseiamo della politica, ci vogliamo distaccare dalla politica. Ma cari amici, oggi tutto è politica, chiaro no? Allora, la politica nel senso nobile della parola significa servizi alla città, servizi alla gente, questo dovrebbe significare la politica. E noi vogliamo che questo si faccia. Questo fanno i nostri rappresentanti politici, chiaro no? E quindi, allora, noi diamo forza agli uomini in cui crediamo, dobbiamo dare forza per avere un nostro rappresentante. Se non abbiamo un nostro rappresentante, noi andiamo sempre in ordine sparso, saremo sempre mortificati, chiaro no? E non otterremo mai niente. Quindi questa mattina, certamente l'assessore non è che vi può promettere la luna nel pozzo, però vuole fare un discorso con voi che spero e mi auguro che abbia un proseguimento da qui a dopo le elezioni, che vede, mi ripeto, la vostra collocazione in un modo più dignitoso. Io ho sempre parlato, per esempio, parlavamo anche con l'assessore, la scuola ha bisogno, ecco, di lavoratori socialmente utili, perché la scuola non ha sufficiente personale, la scuola è mortificata, chiaro no, perché non riesce a decollare come si deve e non ha personale sufficiente all'interno della scuola. Voi, a mio modesto parere, potreste essere utilizzati all'interno delle scuole e voi come assistenti materiali, perché abbiamo gli alunni handicappati, e voi in aiuto ai bidelli che sono scarsi, chiaro, all'interno delle scuole. E quindi potreste veramente, attraverso un progetto, vi dare un ruolo di primaria importanza di utilità sociale. Ma non solo questo, ma se si riesce a lavorare in sinergia con l'ente locale, ma addirittura si può pensare a un altro progetto sul territorio, al progetto, perché noi diciamo
le nostre contrade, teniamo le nostre piazze, teniamo le nostre strade, teniamo i nostri monumenti completamente abbandonati. Noi non vogliamo invadere altri campi, ma ecco, trattare una risorsa così importante come voi, perché ognuno di voi avete un mestiere, avete una professione, chi è falegname, chi è elettricista, chi è cosa, e potrebbe essere di grande utilità al territorio. Quindi io spero che l'assessore Nappa, che abbiamo l'onore e il piacere di avere stamattina, si possa rendere conto di questa risorsa, ecco, e possa ovviamente spingere a livello regionale per fare certi accordi, per progettare e per darvi una speranza diversa da quella che avete oggi. Io mi sono permesso di parlare questa mattina, di fare la presentazione anche dell'assessore Nappa, perché sollecitare da voi, voi sapete il bene che vi voglio e sapete la stima che ho per voi. Quindi io non sono né un politico né voglio fare il politico, lo sapete, chiaro? Ma proprio per un fatto umanitario, per un fatto di dignità umana, perciò stamattina io ho parlato in questo modo a vostro favore, e quindi